Buonasera e bentornati a Sottorete a Monticelli, la trasmissione del mercoledì in onda su Telecolor che parla della canottieri Ongina Volley di Monticelli Dongina in provincia di Piacenza. La società giallonera sta affrontando il campionato di Serie B1 maschile per la prima volta nella sua storia. I risultati sono altalenanti, però è una matricola, quindi si paga anche lo scotto proprio del salto di categoria. L'ultimo risultato non è stato favorevole ai colori gialloneri, quindi di questo e di molto altro parleremo con i nostri ospiti che andiamo subito a presentare. Cominciamo da Roberto Germinesi, un gradito ritorno il suo, buonasera, benvenuto. Buonasera Claudia. Videoman, nonché autore delle immagini che vedremo appunto stasera in trasmissione, ma non solo, ex sindaco di Monticelli, ex prof di matematica. Tutto ex in pratica. Sì, sì, beh. No, videoman attuale. Molto dai. Ex, adesso però videoman a tempo pieno. Lavoro per la canottieri Ongina da parecchi anni, sono molto contento di quello che sto facendo e quest'anno c'è la soddisfazione della B1, con risultati un po' altalenanti, però speriamo che le ultime avvisaglie fanno ben sperare, speriamo che ci sia uno sbocco positivo. Infatti poi approfondiremo proprio certo questo discorso. Vicino a te Daniele Maserati, buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti. Titolare della Damacon, piacentino. Esatto. Appassionato di volley. Esattamente. Sostenitore appunto della canottieri Ongina. Esatto. Ci vuoi illustrare la tua ditta, la tua azienda di cosa? Noi ci occupiamo di tutto quanto gravita nel mondo dell'informatica e abbiamo creato, realizzato il sito appunto del volley, canottieri Ongina, che vi invito a visitare ovviamente, anche perché, non perché è una nostra creazione, ma penso che sia fatto bene e seguito alla perfezione dallo staff della canottieri Ongina, che lo aggiorna tempestivamente, quindi potete avere tutte le notizie delle partite, di tutto quello che è il mondo canottieri Ongina. È molto cliccato, è vero, sì, è molto visitato. Sì, assolutamente, assolutamente, molto e visitato. E poi ci ha fatto scoprire anche dei lati nascosti di questi atleti, di questi ragazzi, perché scrivono ogni tanto, esatto, compongono e quindi possiamo leggere anche quello che pensano e quello che ci raccontano. Esattamente. Poi, ex giocatore, quindi dopo ci racconterai qualcosa. Vabbè. Diciamo di sì. Qualche aneddoto, sì, diciamo, delle tue attività sportive. Esatto. Diamo il bentornato anche ad Alberto Merli, buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti, ciao Claudio. Centrale della canottieri Ongina Volley. Possiamo definirti una bandiera dopo 9 anni di militanza? Assolutamente, volentieri. Ci racconti volentieri qualcosa di te? Guarda, sono, come hai ben detto, 9 anni che sono Monticelli, dalla Serie C alla fine fino alla B1 attuale. E 9 anni in cui mi sono trovato assolutamente bene, in cui non posso dire nulla se non tutto quanto di positivo. Alberto è quello che salta tantissimo, salta tantissime cose, lo ribadiamo. Ribadiamolo pure. Anche all'inizio questo dell'anno, la preparazione. Adesso invece andiamo a vedere come è andata l'ultima partita, non è stata positiva per i colori gialloneri perché la prima giornata di ritorno ha visto la canottieri Ongina uscire sconfitta dal campo di Asti per 3-1, quindi vediamo il servizio. Il girone di ritorno della canottieri Ongina è cominciato con una sconfitta in 4-7 al Pala San Quirico di Asti dall'Asta Volley, che con il 3-1 ha vendicato lo stesso risultato della gara d'andata. Come nel turno precedente contro Sant'Antioco, la squadra di Bruni non ha demeritato, ma alla fine è tornata a casa a mani vuote. Un vero rammarico perché, come nella sfida contro i Sardi, il gioco c'è stato. Anzi, a differenza della settimana precedente, non c'è stata la resa anticipata nel quarto set, che ad Asti è terminato ai vantaggi con la possibilità sfumata di agguantare il tie-break e conquistare quindi almeno un punto. A riprova di tutto questo le statistiche, che dimostrano quanto la gara sia stata in equilibrio, con i piacentini addirittura migliori in ricezione e a muro, anche se Asti ha messo per terra qualche pallone in più. A condannare i gialloneri alcune imprecisioni nei momenti topici dei vari set, in particolare nel primo e nel quarto. Tra i lati positivi la capacità di reagire dopo essere stati 2-0 sotto, giocandosela a viso aperto contro una formazione formata da elementi d'esperienza, tra cui il regista Rabezzana e l'opposto Fabiani. In una graduatoria che si sta definendo di settimana in settimana, riveste grande importanza il match di sabato, quando la canottieri Ongina riceverà la visita alle 18 al palazzetto di Monticelli dell'Iglesias, quintultima in classifica e da mettere nel mirino giallo-nero per cercare di dare una svolta alla lotta per le zone calde della classifica.
Partiamo proprio da uno spunto positivo, cosa dite? Da questo quarto set che è terminato ai vantaggi e che quindi è proprio stato combattutissimo fino alla fine, che ha sempre visto poi la canottiera Gina in vantaggio, vero? Sì, beh, il rammarico è proprio questo, che è stato un quarto set sempre condotto da noi. E solamente alla fine ci sono state queste imprecisioni, questi errori che hanno fatto sì che Asti si sia portata avanti per 26-24. Ecco, però direi che siamo stati avanti addirittura di 6 punti. E non sono... che però si sono un po' sono diminuiti prima del secondo time out tecnico. Se fossimo arrivati al secondo time out tecnico con 4-5 punti ancora di vantaggio, allora sarebbe forse stato diverso, ma però... col senno di poi. Certo. Che cos'è secondo te che vi ha penalizzato? Loro si sono, hanno cominciato a rimontare, quindi si sono gasati, si dice, no? Sicuramente. Questo per conto loro, per conto nostro, come ha ben detto Roberto, come è stato detto ancora nel servizio, errori gratuiti, soprattutto in palle semplici. Errori che a turno abbiamo commesso purtroppo tutti, chi in ricezione, chi in palleggio, chi in attacco, palle banali che però in determinati momenti dei set sono pesanti, sull'1-0 un errore pesa 10 ma sul 20 pesa 100. E questo è quello che alla fine ha penalizzato noi piuttosto che loro. La percentuale d'attacco in particolare di questo set è stata bassa? Percentuale d'attacco è stata piuttosto bassa, sul 30%. 30%. Andiamo a vedere subito se ritrovo. Sì, mi pare memoria, 38%. Memoria, non ricordo bene neanche io. Comunque è sicuramente... 32, avevi 32. Ragione. Sicuramente la più bassa degli altri. E nonostante comunque la percentuale poi di attacco complessiva sia stata sul 48 contro un 52-53 loro, per cui neanche quella differenza così sostanziale. La differenza sono stati gli errori, pur pochi, però comunque nei momenti pesanti della partita che hanno poi segnato anche il risultato stesso. Che ruolo avevi tu? Lui è centrale, tu che ruolo avevi invece? Ma io ho fatto un po' la banda. La banda. Però. Centrale, ma centrale basso. Poi ci racconterai qualcosa delle tue imprese. Quelle invece volentieri. Attuali per quanto riguarda appunto il sito del lavoro le vediamo proprio cliccando www.volleycovo.com. Lui ha già analizzato la parte negativa, già avevi accennato anche tu, però insomma c'è ancora da lavorare. Questi errori però si stanno limando in realtà, perché io stanno credo, diminuendo. Io credo di sì. Qualcosa avevamo già visto... contro Sant'Antioco. Però rispetto alla partita di Sant'Antioco il quarto set l'abbiamo giocato non riuscendo a portarlo a casa. Quei 6 punti di vantaggio li ho ancora qua, nel senso che non ci sta a farsi rimontare in quel modo lì, quando poi i numeri sono quelli che abbiamo visto. Sì, cioè non ci hanno surclassati, ecco, la sensazione è questa. Cioè si viene a casa senza un punto, avendo la sensazione che però gli avversari non ti hanno surclassato. C'è rammarico e anche un po' di rabbia, esatto, forse, questo, perché l'ambiente magari poi era carico, ostile, insomma quando si gioca su certi campi c'è magari anche tensione particolare. Andiamo a vedere come sono andate anche le altre partite, oltre a quelle magari della Canottieri Ongina, vediamo quali sono stati i risultati dell'ultimo turno, della prima giornata di ritorno del campionato di Serie B1 maschile nel girone A. In particolare andiamo a vedere com'è andata la partita tra Mirandola e Olbia, è terminata 1-3, quindi ha vinto Olbia per 3-1. Come giudicate questo match? Beh, credo che la vittoria di Olbia ci stia tranquillamente ammirandola, insomma, ecco, noi abbiamo incontrato tutte e due, Olbia effettivamente in casa sua ci ha veramente fatto molto male, ammirandola forse ci siamo fatti male da soli, nel senso che potevamo portare a casa anche la vittoria. Ecco. Sei d'accordo? Partite, diciamo, incriminate, nel senso che comunque qualche punto perso nel girone d'andata l'abbiamo e una partita fra le tante è proprio questa di Mirandola. Poi c'è stato il derby sardo combattutissimo, è terminato al tie break tra Iglesias e Sant'Antioco, l'hanno spuntata alla fine i sardi di Sant'Antioco, qui c'è stato equilibrio.
Sì, beh, lo stesso equilibrio che c'era stato all'andata, perché anche all'andata Sant'Antioco aveva vinto per 3-2, se ricordo bene. Quindi alla fine hanno mantenuto, diciamo, i valori in campo. E invece Cagliari-Correggio ha visto comunque prevalere Correggio, che forse sta ingranando con la marcia in più. Cosa dite? Beh, Cagliari-Correggio è forte, non lo scopre adesso. Cagliari sta cercando di entrare nel giro della promozione, però Correggio è veramente forte. Brescia-Biella invece è terminata 3-0. Nulla da dire, no, cioè non era scontato così, però è un risultato che ci sta, ecco, Brescia è forte. Brugherio-Bergamo invece ha visto prevalere Bergamo per 3-1. Bergamo indubbiamente fra le due è quella che più attrezzata e merita sicuramente il punteggio. E sta forse un po' risalendo anche in classifica, tutto sta sommato. Risalendo, ha avuto un attimo di sbandamento, chiamiamolo così, e sta recuperando qualcosa. Vedremo nel corso del campionato come andranno. Loro, così come altre un paio di squadre, hanno avuto un calo e comunque tutti stanno riprendendo e speriamo che si riprendano non solo loro. Beh, la stessa Sant'Antioco era partita magari con ambizioni di alta classifica, ha fatto fatica all'inizio del campionato, adesso ha cambiato magari l'opposto e sta trovando un po' l'assetto migliore. Sta trovando decisamente una quadratura differente. Diciamo così. Correggio sta prendendo comunque il largo, ha 6 punti di vantaggio. 6 punti di vantaggio. Correggio è una squadra completa, decisamente in tutti i fondamentali e in tutti i ruoli, per cui la posizione che occupa è sicuramente non scontata. Ed è meritata, quindi possiamo dire che assolutamente meritano di stare lassù. Poi c'è appunto Olbia che segue insieme a Bergamo, insomma stanno cercando di restare e agguantare comunque le zone alte. La zona calda è quella che interessa la canottieri Ongina. Purtroppo sì. E insomma, comunque le giornate, lo diciamo, sono ancora tante. Abbiamo appena cominciato il girone di ritorno, per cui assolutamente gli impegni che abbiamo davanti sono ancora tanti. Quindi possiamo andare a vedere quali saranno i prossimi impegni. Ecco che vediamo adesso la classifica completa. Quindi la canottieri Ongina lotta e deve lottare ogni sabato, ogni fine settimana, naturalmente. Quindi, visto che gli impegni non finiscono, sabato si torna a giocare tra le mura amiche alle 18 contro Iglesias, quindi un'altra squadra sarda arriva a Monticelli. Cosa dite se proviamo a fare i classici pronostici? C'è libertà d'espressione, ci si può esprimere oppure astenersi? Ci si può anche astenere. Ma sì, lo concediamo. Lo concediamo. Allora, cominciamo con i pronostici, proprio con canottieri Ongina Iglesias. No, io mi astengo, ho un ricordo pesante di Iglesias, perché loro ci hanno veramente fatto molto male in battuta in quella partita, era la prima trasferta in Sardegna, d'accordo, però loro ci hanno fatto veramente molto male in battuta e siamo sempre stati comunque in difficoltà e non mi ricordo di aver mai visto in quella partita la squadra in partita, ecco, proprio questa è la sensazione, per cui adesso proprio io mi astengo, anche se dentro ho il mio pronostico, certo. Però non lo voglio dire. Fai un gesto, no? Sì, faccio un gesto scaramantico. Allora cambiamo inquadratura. Alberto, secondo te? Dobbiamo assolutamente portarla a casa, diciamo così, anche perché insomma, è una squadra che ha attualmente 6 punti di vantaggio rispetto a noi, se riuscissimo a ridurre un pochettino questo distacco non sarebbe niente male per il discorso mantenimento categoria. Beh, avete tanti tifosi. Non si può dire. La frase è mantenimento della categoria. Avete tanti tifosi che vi seguono in casa, sappiamo che il pubblico è sempre caloroso. Poi avete questa bellissima iniziativa dell'ultimo set che ormai in tanti cominciano a conoscere e che ci invidiano pure, che è quello che riguarda l'ultima parte della
pomeriggio in palestra, chiamiamolo così, e che vede appunto radunarsi tutti alla fine delle ostilità, vincitori, vinti, ospiti, padroni di casa, attorno al tavolo che offre comunque quelle che sono le specialità locali, sostenti compresi, e che si può anche andare così a scoprire attraverso il sito sempre www.volleycov.com. Ci stiamo perdendo con i pronostici, continuiamo con Biella Mirandola. Attenzione. Beh, Biella Mirandola, ci sta la vittoria di Biella, adesso non so con quale punteggio, ma sicuramente o un 3-0 o un 3-1. Alberto, anche concordo per te. Concordo sul 3-0, 3-1. Anche noi, vero, siamo d'accordo. Beh, in, questo in questo caso. Bergamo Asti. Io vedo Bergamo. Vedo Bergamo sicuramente più forte di Asti. Combattuta però? Combattuta, io starei sul 3-1 tirato, 3-2, una partita lunga. Sempre comunque per... Bergamo un po' più favorita rispetto a Asti. Olbia-Cagliari, il derby sardo. Ma Olbia-Cagliari, c'è Cagliari che deve vendicare la sconfitta in casa nel girone d'andata e credo che abbia la possibilità di farlo, perché Olbia... mi sembra un po' calato ultimamente, quindi io vedo Cagliari. Io invece vedo anche ancora una partita tirata sul 3-2. Il derby è sempre un po' una partita a sé. A parte, quello è vero. Noi siamo d'accordo uno con uno. Sì, dai, facciamo così. Uno ciascuno. Poi Mantova, centrale del latte Brescia. Brescia. Sì, vedo Brescia. Anche tu? Deve vincere Brescia. Deve. Allora facciamo tutti, in questo caso, il tifo per Brescia, giusto? Spero che non mi sentano amato, però. E infine Sant'Antioco Carpi. Questa è dura, perché Sant'Antioco sta crescendo molto e Carpi è forte. E quindi anche lì vedo lì un 3-2, non so da quale parte, però sarà un match molto combattuto. Concorda anche il centrale? Sì. Ci sta, considerando ancora la trasferta sarda di Carpi, insomma, un 3-2 è un risultato pronosticabile. Adesso è arrivato il momento dell'aneddoto in un minuto, ossia ognuno ha un minuto di tempo a testa per raccontare un aneddoto che riguarda la canottieri Ongina. Partiamo dal presente naturalmente, ma ad esempio Alberto milita da tanti anni in società, per cui ne avrà sicuramente tanti da raccontare. Ma giusto per prendere una persona a caso, mi ricordo, non so se 3 o 4 anni fa, insomma, durante un fine partito un po', caldo. Una persona con i baffi? Persona con i baffi, sì. Ex sindaco, ex prof, attuale video. Matematica, esatto, assolutamente. Un fine partito un po' caldo, un paio di scambi con l'arbitro esordendo tanto non mi conosce, peccato che avesse scritto Cov in giallo sulla felpa nera, per cui sicuramente non è passato inosservato. Dobbiamo passare subito la palla allora. Sì, però io posso controbattere in questo modo, perché c'è stata invece una partita in casa dove l'arbitro evidentemente avrà fatto qualche sciocchezza, succede, capita, ma forse questo ne ha fatto qualcuno in più e Colombi si è inquietato e gridando nel palazzetto ha detto Roberto, ma non dici niente questa volta, e allora mi sono sentito autorizzato a dire tutto quello che potevo dire all'arbitro, naturalmente in modo educato e senza mai utilizzare cose... Ma con tono fermo, perché... Con tono fermo, sì, sì, magari gli avrei detto birichino, ecco. Sicuramente. Ma anche il nostro ospite Daniele Maserati ha un aneddoto molto curioso che riguarda la canottieri Ongina. Mister Bruni mi odierà la morte, perché qualche... diciamo capello nero in più sia da parte mia che da parte sua, e qui siamo uno pari diciamo che ho avuto l'onore, il piacere di batterlo in una finale di un torneo paesano, quindi è un onore. Adesso non potrò più entrare magari in palazzetto a Monticelli, però però possiamo andare sul sito, dai, www.volleycov.com. Il tempo scappa via come sempre, quindi ci rimane davvero solo quello per rimandare all'appuntamento di sabato pomeriggio alle 18 al palazzetto di Via Edison per la partita della canottieri Ongina Volley contro Iglesias, seconda giornata di ritorno. L'appuntamento invece con la nostra trasmissione per mercoledì prossimo sempre alle 20:10 su Telecolor. Grazie a tutti i nostri ospiti, grazie ai tecnici e grazie a tutti. Buonasera, alla prossima.